Ok, amici, in questa terza parte mi dedicherò alla lucidatura e alla pulizia finale della parte estetica della carrozzeria del Ciao. Ho qua due prodottini abbastanza classici, una pasta abrasiva e una pasta abrasiva lucidante. La differenza è la grana, che in questa è un pochino più fine, questa è più adatta a eliminare graffi o strisciature. Per non farmi mancare nulla, ho preso anche questo aggeggino di Noralto. Adesso iniziamo a dare il prodotto. Io lo do col dito, a voi non fatelo. Non siate animalacci come me. E vediamo cosa ne viene fuori. Ok, adesso andiamo a rifinire a mano tutti quei dettagli dove non siamo riusciti ad arrivare con il macchinario. Bene, gli ho dato una bella passata con il polish e come già potete notare il bianco è cambiato, ha cambiato tonalità. Da che era un bianco panna è tornato a essere il suo bianco bianco spino originale. Come funziona la pasta abrasiva? Praticamente tramite abrasione si va a rimuovere una leggerissima cappa di vernice in cui è, diciamo, ormai intrisa di sporco con il passare degli anni, soprattutto sul bianco si nota moltissimo. E praticamente andando a eliminare questo primo strato infinitesimale di vernice si ritorna ad avere il suo colore bello brillante. Adesso verrà lavato e poi gli verrà applicata sopra una cera protettiva e basta, perché questo è un ciao conservato.